questa è una caldaia dove noi mettiamo dello straccio incendiato, e serve per produrre del fumo freddo, e fumo freddo che serve per distrarre le api dalla nostra presenza. Io ho una passione per la campagna in generale, non per le api. Sono figlio di ex agricoltori e avevo questa passione per la vita all'aria aperta. Una volta che mi sono diplomato all'Istituto Agrario è stato un caso, uno sciame, mio padre faceva il muratore all'epoca. Nella demolizione di una casa ha rinvenuto uno sciame insediato in un intercapedine di un muro. Portato a casa, è stato messo in un'arnia, e sono riuscito a salvarlo e di lì ho iniziato. Siamo nella pianura emiliano-romagnola, qua attorno ci sono anche tante coltivazioni di sementiere e qui nel raggio di un chilometro e mezzo c'è sono delle coltivazioni di coriandolo che dalle api sono molto appetite. Questo è un favo da melario dove le api stoccano il miele che hanno in esubero rispetto al proprio fabbisogno, ed è quello da dove noi andremo a estrarre il miele. Quest'anno abbiamo avuto praticamente un mese di maggio tremendo e questo ha causato la compromissione di tutta la produzione, quella che è la produzione più pregiata per l'apicoltore, che è la produzione di miele di acacia. Queste qui sono le parti dove le api vanno a immagazzinare solo quello che è il surplus di miele rispetto al loro fabbisogno. E quello che a loro serve per la sopravvivenza rimane nella parte sottostante, che è il nido, dove la regina andrà anche a deporre le uova. Lei è un pastore di api, perché le api non rimangono qui, le porta in giro? Le api le porto in giro, sì. Per l'annata di quest'anno sono più le api, siamo più noi a inseguire le api, perché con questo maltempo ci sono delle forti sciamature, quindi andiamo a raccogliere sciami. Ma al di là di questo, parte dell'apicoltura è un'attività nomade. Nomade sia per cercare diverse fioriture, diverse opportunità di fioriture, non so, la zona, l'arco prealpino per la caccia, la zona del centro Italia per la produzione di miele di girasole o l'Appennino per la produzione di miele di castagno. È un lavoro che comporta anche sacrifici, la transumanza. Essere pastori di api vuol dire stare di notte attaccati al volante di un camioncino per spostare gli alveari da una parte all'altra d'Italia. Bellissima l'immagine di alcune aree di servizio lungo l'autostrada dove, cioè, alle 3 di mattina ci si ritrova 10 apicoltori al bar, ma le uniche persone che sono in piedi in quel momento a prendere un caffè, a scambiarsi due opinioni per poi ripartire verso le proprie destinazioni.